Ragazzi, benvenuti e bentornati a questo nuovo episodio della Pixelmon. Oggi è una puntata molto speciale perché abbiamo un Rackraft che mi ha subito disturbato nella intro, come diamine ti permetti. Nell'episodio di oggi comunque, ragazzi, andremo nell'isola della mesa, perché dobbiamo scoprire quale palestra, quale youtuber si nasconde nella prima isola in cui abbiamo esplorato questa bellissima nuova serie di Pixelmon, ragazzi. Quindi, mi raccomando, lasciate un bel mi... Oh, cacchio. Cioè, tu fai un nuovo mondo e non mi inviti. Non è quello vero, ragazzi. Tranquilli, è solo un ologramma. Mark, non è un NPC, sono io. Non è quello vero, ragazzi. Mark, sono io. Non è quello vero, ragazzi. Per dimostrarti che sono io, faccio una piroetta. Oh, cacchio, è quello vero, ragazzi. Se Kendall fa una piroetta, è quello vero. È tornato il Kendallone nazionale dentro la Pixelmon. Ciao, Kendall. Ciao. Allora, aspetta, posso utilizzare? Sì. Faccio come se fosse casa mia. Vada. Ormai è casa tua, Kendall. Dannazione, ma come cavolo ci sei entrato in questo mondo? Allora, aspetta, devo anche utilizzare il bagno. Un attimino, arrivo. Non c'è subito. Il bagno. Tu continua, Kendall, con la intro. Kendall, non c'è il bagno. C'è solo dove un letto. Dove fai i bisogni? Qua dentro al notebook, qua dentro. Cioè, vedi che c'è una fessura lì dentro. Che schifo. che guarda, meglio se cambio casa, vado dall'infermiera Joy. Ciao. Allora, signor Kendall, dove stai andando? Dove stai andando? Ormai sei entrato, sei arrivato qua così, quindi oggi facciamo video assieme, Kendall. Video assieme, mi piace. Sai che... Vabbè, sì che lo sai. Io c'ho già un Charmeleon bellissimo. Oh, cacchio, scusami. Oh, sì. Aia, mi aveva fatto male. No, tranquillo, ma raccontiamo come hai ottenuto un Charmeleon al 24, signor Kendall. Beh, ovviamente perché sono potentissimo. Vero, no. Vero, assolutamente vero. Ah, vabbè, assolutamente, ok, c'avevo un Charmander, mi hai dato una caramella large e badum. Ok, allora, dato che io ho visto che il tuo Charmeleon non è cresciuto molto e anche fin troppo, aspetto che tu finisci hai vinto la battaglia, vero? Vinto, certo che ho vinto, ma perché sai... Io da buon maestro, se ti avessi visto perdere una battaglia del genere, no, guarda... No, io non perdo certe battaglie. Ok. Dicevo, cura bene i tuoi Pokémon. Quanti ne hai? Oh? Quattro, non sono tantissimi. C'ho Charmeleon, Persian, Zangoose e Wartortle. Devo un po' avere timore di te, sai? Un po' mi spaventi, signor Kendall. Guarda che bello. Sai che il tuo Wartortle è molto forte, ma sai che potremmo fare una battaglia di Pokémon Shiny tra il tuo Wartortle e il mio Meganium Shiny? Sì, magari dopo, perché io al momento sono un super nabbo. Allora, dopo. Vieni con me, che qua è pieno zeppo di Pokémon. Vieni. Andiamo. Signor Kendall, sai che io ho visto che il tuo Charmeleon è cresciuto molto con la mia XP Candy che ti ho regalato? Sì. Beh, io quasi direi che, ragazzi, credo che sia anche il momento di far crescere il mio Charizard con un XP Candy. Aspetta, XL. Ho un regalo per te. Oh, fai spin. Non è niente di che, perché ho iniziato da poco, però. Ok, dammi. Qualcosina, dai. Cosa mi hai regalato? Una caramella. Oh, ma lei è gentilissimo, signor Kendall. Però dai. No, beh, non è un problema. È per comunque ripagarti. Il mio Charizard è salito al livello 49. Ok, mi è piaciuto. E in più, visto che sono buono e tanti sicuramente me lo chiederanno, questo Carablast verrà a romperci le scatole, ti regalo un XP Candy XL. Sappi. Ma stai scherzando? No, te la regalo. E fanne buon uso. Posso dirti così. Fanne buon uso. Grazie mille, messere. Grazie mille. Allora, intanto, se vuoi, poi possiamo dire che potrei magari arredarti una di queste case. Scegliene una, signor Kendall. Quale vuoi? Questa qua? È blu. Ah, è vero, in effetti è molto, molto, molto simile al tuo colore. Allora, facciamo così, se vuoi in un prossimo video potrei arredartela magari, renderla un po' più carina. Sì, guarda, non mi dispiacerebbe, anche perché per ora sembra un ostello, tipo. Ok, allora vieni con me. Allora, nell'episodio di oggi in realtà io volevo andare verso l'isola della mesa, che è la prima isola della Pixelmon nuova che ho esplorato. E non so però quale youtuber si nasconde in quell'isola, perché in alcune isole ci sono dei professori che ti dicono direttamente quale youtuber difende quell'isola e anche che Pokémon ha, e alcune invece sono segrete. Per esempio, per ora ho trovato l'isola di Robby, l'isola di Steffo e l'isola di Marci. Però, per esempio, ho esplorato anche quella di Fere e lì ho scoperto che è quella di Fere. E invece quella della mesa ancora non so chi si nasconde, signor Kendall. Forse ci potrei essere un Quilava. C'è un Typhlosion. Wow. Potrebbe nascondersi Kendall, l'allenatore. Dici? Ok. Grazie. Ah, stai catturando così un Typhlosion? Così, dai, tanto vediamo. Non è entrato. Non è entrato. Ci riprovo, allora. Non ci riuscirai, Kendall, sono sei sicuro. Sei sicuro che non ci riuscirò? Sono super sicuro, Kendall, super sicuro. Guarda. Ma Kendall, altri due tentativi dopo che ci provi tu. Ti ricordo che hai un Wartortle. Ma non ci credo. Non ci voglio credere. Ragazzi, Kendall qua mi vuole fare da antagonista, Io voglio fare una squadra tutta di Pokémon di fuoco. Sai che è una bella idea. Questo sarebbe bello. No, beh, ci sta. Allora, io ho un problema però, Kendall. Se tu vuoi fare una squadra tipo fuoco, io ho un Pokémon molto carino, che è lui. Greninja. Al 42, sì.
molto, molto bello. Forte. Molto carino. Allora, io gli starter li voglio tutti. Ma sai cosa? Ecco, infatti stavo per dirtelo, qua c'è il Cicorita. Però per dirti, io ho scelto di prendere tre starter. Praticamente Charmander l'ho preso all'inizio, però ho scelto di prendere anche altri due starter praticamente di varie generazioni. Ho preso il Froakie, ho preso il Cicorita Shiny, per avere un po' di quella roba diversa tra di loro. Sì, ma infatti io li voglio tutti. Io voglio collezionarli tutti. Ah, tu vuoi proprio essere ricco, avere tutti gli starter? Non sai quanto sarebbe bello averli ogni starter. Vero, così ti stanchi di uno e prendi un altro. Là c'è un Hitmonlee. Dov'è? Guarda come è subito aggressivo nel catturare Pokémon, Kendall. Oh, c'ho le Ultra Ball, le uso. È vero. Vediamo. Tu. E quante ne hai ancora? Ancora ne ho 10. Devo capito, ragazzi, devo fare una farm automatica di Ultra Ball qua, perché sennò grazie, qua grazie. Kendall, come va avanti a catturare? Le consumo tutte, sennò. Kendall, hai distrutto una Ultra Ball, Kendall. Dai, che ora entra. Non entra. Guarda come si fa. Guarda che mi ruba pure po'. Dai, l'ultimo tentativo dopodiché è tuo. Guarda come si fa il primo colpo. Guarda, devi dire. L'ho indebolito tutto questo. Devi fare la danza. Devi fare la danza attorno allo youtuber per prendere l'Hitmonchan. L'ho fatto. Guarda. Hitmonchan. Hitmonchan. Grandissimo. Hitmonchan. Ecco, guarda. Mi sa che ti odia. No, guarda, preso. Non ci credo. Vedi, danza è la attorno allo youtuber. Danza attorno allo youtuber, funziona. Anche con Vileplume, secondo te funziona? Allora, facciamo così, prova a farmi il giro attorno, vediamo, prova. Aspetta. Danza dello youtuber attiva, prova a lanciare su Vileplume. Oh, se funziona. Al 42, funziona, abbiamo scoperto veramente abbiamo la tattica scoperto segreta. Un bug incredibile della Pixamon. 1, 2. Non funziona, Kendall. Non funziona. Mi hai mentito. Abbiamo truffato milioni di persone in questo momento, Kendall. Allora, vieni con me. Andiamo. Allora, questa qua è l'isola della mesa, Kendall. Come noti, c'è un dottore al suo ingresso. Dottor in pratica, mesa. Esatto, ogni dottore si trova all'ingresso di ogni bioma e ti spiega chi difende quest'isola. E può dirti chi è appunto lo youtuber, ma come può anche non dirtelo. Può essere misterioso. E infatti, questo è il primo dottore che ho trovato ed è super segreto, non mi ha detto niente. Sì, è andato proprio così. E quindi poi, per trovarlo dobbiamo andare oltre? Esatto, dobbiamo esplorare tutta quanta l'isola. Io ho esplorato un pochino. E sai cosa ho scoperto? Che piano piano la mappa poi si evolve. Nel senso, più passa il tempo, più spawnano vari dungeon. Per dirti, la prima volta che sono venuto qua c'era solamente il dungeon di Groudon, cioè il vulcano dove spawna Groudon. Ma l'hai trovato? Certo che l'ho trovato, assolutamente sì. Sì, l'ho trovato subitissimo, signor Kendall. Ero troppo curioso. Ma per esempio, dopo 2 settimane è spawnato anche l'altare di Moltres. Ma che dici? Giuro. Vieni con me. Quanti Pokémon che ci sono, dannazione. Allora, proviamo ad andare. Tu non hai Pokémon di tipo volo, vero? No. Dovrei fare la macchina di scambi. Potrei installare tipo delle ali a Cicorita. È un po', forse è un po' illegale, Kendall. Forse il tuo Cicorita potrebbe soffrire di questa cosa. Cicorita tuning. Qua in alto c'è il villaggio tecnicamente dove deve esserci la palestra. Ok. Però io non l'ho vista perché volando sopra il mio Charizard ho visto solamente un solco gigantesco. E non so se quella è la palestra o per esempio è esploso un meteorite in questa zona. Quindi non ti sei ancora addentrato? Non mi sono ancora addentrato, l'ho solo vista dall'alto perché avevo un po' il timore ultimamente. Perché ho visto che c'era ancora il Team Rocket e la cosa mi spaventava veramente tanto. Beh, certo. Sai, il Team Rocket l'ultima volta non è che ha fatto tante cose belle, Dove sei che è andato perso? Sono qua, sto salendo. Ok, bravo. Adesso ti raggiungo. Bella montuosa qua, Ho notato. Ma a me sembra un villaggio molto carino, innanzitutto. Trapinch non mi interessi, grazie mille. Hai visto qualcosa di strano? Ma al momento no. Cioè, mi sembra un villaggio normale. Ok, devo vedere qualcosa di strano? No, non lo so, più che altro dovremmo vedere un qualcosa che sia simile a una palestra. Perché appunto gli youtuber si nascondono all'interno delle loro palestre. Però Mark? Sì? Pieno di Team Rocket. Come pieno di Team Rocket? Non ti avvicinare. Cacchio, è vero. È pienissimo. Non mi hanno visto per fortuna, ma è veramente pieno. Che cacchio facciamo? Secondo me ci servono rinforzi, non siamo forti abbastanza ancora. Quindi vorresti dirmi che il Team Rocket ha conquistato questa zona dello youtuber che non sappiamo? Ma secondo me sono pure forti questi, sì. Ma scusate, quanti... Oh cacchio, quanti sono? Te l'ho detto, sono tantissimi. Monkey, spostati. Kendall, il fatto è che, allora, qua a sto punto è meglio andarcene. Perché questi qua, se ci sconfiggono, ci portano via tutti i Pokémon. No, col cavolo, il Charmeleon, no. Allora, aspetta, facciamo una cosa, scendiamo, andiamo verso destra così ti mostro la zona di Groudon e di Moltres. Vieni con me. Perché lì in zona 1 c'è il Team Rocket anche là in fondo, dobbiamo fare il giro da un'altra parte. Ma quello non possiamo combattere, però. D-
Dici? Ah, e se è un livello altissimo? Beh, in effetti vediamo. Tu dici, io c'ho Mew e queste robe non dovrei aver paura di uno solo. Io c'ho... No, ma sono due. No, sono di più. No, no, Kendall, allora no, facciamo uscire affari nostri. Allora, facciamo così. Scendiamo da questo lato e ti mostro la zona di Groudon e di Moltres, che è molto più lontana da questa zona qua montagnosa. Tecnicamente, superando questa zona qua, là in fondo dovresti vedere un vulcano gigantesco. Non so se lo vedi. Vedo. Quello è lo spawner di Groudon. Ma è un boss oppure lo posso anche catturare? No, allora, in pratica bisogna trovare la pietra di Groudon. Bisogna fare un sacco di cose. Cioè, ci vuole veramente tanto per ottenere il Groudon. Non è molto semplice. Però di per sé trovare così il dungeon è tanta roba. Ma che figata, è bellissimo. Vero? Il bello poi è all'interno, che devi fare una specie di mini parkour nella lava per poi spawnare nell'altare il Groudon. È una figata atomica. No, io voglio entrare dentro, lo voglio vedere. Non hai mai visto, non te l'avevo mai mostrato l'altare di Groudon? No. Mi sembra molto strano. Ah, e di là c'è quello di Moltres. Non ci credo. Sono molto vicini. Guarda che bello che è. Stupendo. Quindi serve la pietra per serve la pietra di Groudon. Tu in questo momento poi lo evochi e lui spawna all'interno del suo vulcano. Mark, questa missione la dobbiamo fare insieme, ti assolutamente prego. Sì, assolutamente sì. E invece qua vicino c'è la zona del Moltres, che come vedi è questa torre qua che è molto molto bella. Occhio alla lava, mi raccomando. Sì, infatti è pericolosissimo. Allora, io per esempio ho già la pietra di Moltres. Mi mancano solamente 50 Pokémon da sfidare e sconfiggere. E poi posso spawnare Moltres, Kendall. Di già? Sì. E sarebbe il tuo primo leggendario? Cioè, a parte Mew. No, a parte Mew sì, ma non solo. Sai cosa ho scoperto? Che nell'isola di Roby, che è di tipo ghiaccio, c'è l'altare di Articuno. Mio Dio, li potremmo avere tutti. Tecnicamente sì, e sto aspettando che invece nella zona di Marci c'è anche quello di Zapdos. Però in uno dei due non ho trovato la pietra per ottenere il Pokémon leggendario, quindi dobbiamo aspettare un po' di tempo, Kendall. Certo, certo. Allora, io direi che per oggi il video può bastare qua. Che ne pensi, Kendall? Io direi che devono lasciare tantissimi mi piace, tantissimi, se mi vogliono rivedere. Assolutamente serie. Sì. Okay. Quanti, Kendall? Più di 10.000? Io direi almeno 13.000. 13.000 mi piace per un nuovo video con Kendall. 13.000. Se vogliono fare i bravi, 15. Ok, ragazzi. 15.000 mi piace. Nuovo video con Kendall all'interno della Pixelmon. No, ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Da Mark e da Kendall è tutto. Vedremo dove ci porterà questa nuova avventura Pokémon insieme. Ciao.